It is my heartfelt belief that all the people on this earth deserve justice. Social justice, political justice, and economic justice. I believe it is the only way we will ever achieve peace and prosperity on this earth. My name is Asada Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist. Asata un'autobiografia. Autobiografia di Asata Sakur. Dichiarazione. Credo nella vita, credo nello spettro di giorni beta e uomini gamma, credo nello splendore del sole, nei mulini a vento e nelle cascate. Nei tricicli e nelle sedie a dondolo, e credo che i semi diventino germogli e i germogli diventino alberi. Credo nella magia delle mani e nella saggezza degli occhi. Credo nella pioggia e nelle lacrime e nel sangue dell'infinito. Credo nella vita e ho visto il corteo della morte marciare sul torso della terra scolpendo corpi di fango nel suo cammino. Ho visto la distruzione della luce del giorno e visto vermi assetati di sangue, implorati e riveriti. Ho visto il gentile diventare cieco e il cieco diventare escluso in una sola semplice lezione. Ho camminato sui vetri rotti. Ho mangiato il pane dei corvi e dell'errore e respirato il tanfo dell'indifferenza. Sono stata rinchiusa dai senza legge, ammanettata da chi odia, imbavagliata dagli avidi. E se capisco qualcosa, so che un muro non è che un muro e nient'altro. E può essere abbattuto. Credo nella vita, credo nella nascita. Credo nel sudore dell'amore e nel fuoco della verità. E credo che una nave smarrita, guidata da marinai stanchi col mal di mare, si possa ancora condurre in porto. L'arresto. C'erano luci e sirene. Zaid era morto. Dentro di me sapevo che era morto. L'aria era come un vetro freddo, bolle enormi si formavano e scoppiavano. Ogni volta sentivo una specie di esplosione nel petto, in bocca un sapore di sangue e di sporcizia. L'auto mi girava intorno, poi sono stata sopraffatta da qualcosa simile al sonno. Sullo sfondo udì un rumore di spari, ma stavo perdendo i sensi e sognavo. Improvvisamente la porta si spalancò e mi sentì trascinata sul pavimento, schiacciata e picchiata. Un piede sul mio capo, un calcio nello stomaco, poliziotti ovunque. Uno di loro mi teneva una pistola puntata alla testa. Da che parte sono andati? gridava. Troia! È meglio che apri quella maledetta bocca o ti faccio saltare quella maledetta testa. Accennai con il capo in direzione dell'autostrada. Ero sicura che nessuno fosse andato da quella parte. Un paio di sbirri partirono di corsa. Uno di quegli sbirri disse: Dobbiamo finirla. Ma gli altri erano impegnati intorno all'auto, ispezionandola. Trovate la pistola? continuavano a domandarsi l'un l'altro. Più tardi, uno di loro chiese a un altro: Dobbiamo metterla in auto? No. Lasciala sul marciapiede, è il suo posto. Basta che la levi dalla strada. Sentivo che mi trascinavano per i piedi lungo il marciapiede. Il petto mi bruciava, il maglione era rosso di sangue. Ero convinta che il braccio fosse stato staccato dallo sparo e penzolasse dentro la maglietta, trattenuto solo da qualche pezzo di carne. Non riusciva a sentirlo. Alla fine. Arrivò l'ambulanza e mi ci caricarono sopra. Venire mossa fu un'agonia, ma le coperte ne valevano la pena. Era così freddo. I medici mi esaminarono, tentai di parlare, ma uscivano solo bolle. Dalla mia bocca usciva schiuma. Dove è stata colpita? si chiedevano l'un l'altro, come se io non fossi presente. Finirono il controllo, mi sentì sollevata. Spostiamola, disse uno di loro. Ok, ma aspetto un minuto, disse l'autista, e uscì. Chiudi bene, sentì che diceva. Dobbiamo aspettare. L'autista sbatté la porta. Disse anche qualcos'altro, ma non capì. Passò del tempo. Stavo nuovamente perdendo i sensi. Mi sentivo così strana, come in un sogno, in un incubo. Passò altro tempo. Mi sembrava un'eternità. Svenivo e riprendevo i sensi, svenivo e riprendevo i sensi. Una voce dura domandò: È già morta?. Mi domandai per quanto tempo l'ambulanza sarebbe rimasta ferma. I sorveglianti sembravano nervosi. Le bolle del mio petto davano l'impressione di diventare sempre più grandi. Quando scoppiarono, mi tremò tutto il petto, svenì nuovamente ed ero giù nel sud. D'estate pensai a mia nonna. Finalmente l'ambulanza si mosse. Ricordo di avere pensato: se vivo avrò solo un braccio. L'ospedale è di un bianco accecante: chiunque vedo è bianco, ogni persona sembra aspettare. Improvvisamente tutti sono in movimento: pressione del sangue, polso, aghi, eccetera. Entrano due agenti federali. So che sono poliziotti perché hanno l'aspetto dei poliziotti. Uno di loro ha una faccia simile a un bulldog, con le mascelle che gli pendono dai due lati. Osservano l'infermiera mentre mi taglia i vestiti. Dopo un po', uno di loro infila la punta delle mie dita dentro delle specie di ditali. In seguito ho saputo che era il test di attivazione neutronica per stabilire se avessi sparato oppure no. Un altro tenta di prendermi le impronte digitali, ma ha dei problemi perché la mia mano è morta. Datemi l'attrezzatura per i morti. Spinge le mie dita in aggeggi simili a cucchiai usati per prendere le impronte ai morti. Incominciano a farmi domande, ma entra un branco di dottori, uno di loro, che sembra essere il primario, mi esamina, mi pungola e mi tasta, rigirandomi come fossi una bambola di pezza. Poi, come se volesse uccidermi, mi gira in modo che mi venga a trovare a pancia sotto il dolore e da elettroshock gemo. Adesso non segnare, pupa, dice perché hai sparato a quella gente? Perché gli hai sparato? Vorrei dargli un pugno in faccia. So che mi ucciderebbe se avesse la possibilità. Mi pare già di vedere il Bisturi all'opera. Uno degli altri dottori dice qualcosa sul fatto di preparare la sala operatoria. Maledizione, no! È tutto quello che riesco a pensare. Maledizione, no! Dopo un po se ne vanno l'infermiera nera entra nella stanza. Sono incredibilmente felice di vederla. Si china eh, su di me. Come si chiama? mi chiede. Come si chiama? Ci penso e decido di non rispondere. Se dico loro il mio nome, sapranno chi sono e mi uccideranno di sicuro. Come ti chiama? Come si chiama? continua a domandarmi scandendo ogni sillaba come si fa con le persone che hanno difficoltà a sentire o a capire come si chiama qual è il suo indirizzo dove vive alza la voce abbiamo bisogno della sua firma signorina dice agitandomi davanti un pezzo di carta abbiamo bisogno della sua autorizzazione per curarla nel caso che la dobbiamo operare Va avanti a ripetere la stessa cosa. Che dobbiamo avvisare in caso di emergenza? La cosa mi sembra comica. Come si chiama? Dove vive? Chiudo gli occhi sperando che se ne vada. Continua lo stesso a parlare. Mi volto dall'altra parte pensando al mio braccio. È sempre lì. Danni ai centri nervosi, paralizzata, sento che dicono. Non mi era mai successo di pensarci. Non è poi così male ricordo di essermi detta. Riuscirò a conviverci se dovrà essere. Ha ancora voci, altre voci stridono nelle mie orecchie e nel mio stato di coscienza. Puoi parlare? Sta dicendo uno di loro. Il dottore dice che puoi parlare. Dove stavi andando? Come ti chiami? Da dove vieni? Chi c'era nell'auto con te? Quanti erano? So che mi puoi sentire. Tengo gli occhi chiusi, uno di loro si china su di me, molto vicino. Sento il suo respiro contro la mia guancia, ne sento l'odore. So che mi puoi sentire e so che puoi parlare, e se non ti spicci e inizi a parlare, ti spacco la faccia. I miei occhi si spalancano mio malgrado. Subito tutti mi sono intorno sommergendomi di domande. Non dico nulla. Dopo un po' i miei occhi si richiudono. Oh, non si sente bene, dice uno di loro con voce dolce e da presa in giro. Dove ti fa male? Qui, qui, qui. Ogni qui corrisponde a un colpo. Mi guardo intorno disperata, ma non c'è nessun altro. Altri pugni e calci, ma nessuno mi fa tanto male quanto il dottore che il dolore che sento al petto. Cerco di urlare, ma capisco immediatamente che sarebbe un errore. Il mio petto esplode e io penso di morire. Continuano e continuano domande e botte. Penso che non si fermeranno mai. Una voce di donna. Telefono? Grazie, dice uno di loro, guardandomi con una smorfia orrenda. Se ne sono andati. Un altro degli sbirri entra nella stanza, è uno sbirro nero in uniforme, si avvicina e vedo che invece non è uno sbirro, ma una guardia di sorveglianza dell'ospedale. Non è troppo lontano dal mio letto e mi accorgo che non è del tutto stile. La sua faccia si apre in una specie di timido sorriso e molto discretamente stringe il pugno e mi fa il saluto del Black Power, potere nero, quell'uomo. Non saprà ma, mai il bene che mi ha fatto in quel momento. I due agenti federali tornano con l'infermiera, iniziano a muovere la barella. Penso velocemente. Dove mi stanno portando? L'unico posto che mi viene in mente è la sala operatoria. Quando arriviamo in radiologia provo un senso di sollievo. Siccome devo girarmi, sento del dolore mentre mi fanno le lastre, ma il tecnico è gentile. Le lastre sono fatte e vengo trasportata in corridoio, decisa a tenere gli occhi chiusi. Improvvisamente sprazzi di luce. I miei occhi si spalancano, mi stanno facendo delle foto. Il fotografo della polizia chiede: Non vuoi farci un sorriso? Dai, un sorriso. Richiudo gli occhi, ci muoviamo. Il lettino viene fermato. Uno degli sbirri dice all'infermiera che ha mal di testa. Lei si offre di andarle a prendere qualcosa. Il lettino si rimette in movimento. Dove diavolo mi stanno portando? La luce cambia di nuovo e anche se i miei occhi sono chiusi sento la differenza. Mi sembra di essere al buio. Non resisto più e apro gli occhi. La stanza è in penombra, ma c'è una luce. Gli occhi si abituano. C'è qualcosa vicino a me. Vedo una sagoma. Qualcosa dentro la plastica. Qualcosa... Mi rendo conto lentamente che è un uomo dentro un sacco di plastica e l'uomo, Esaid, il mio corpo si irrigidisce, la mia testa, la testa mi gira come in un vortice. Uno degli agenti dice: "Questo è quello che succederà anche a te prima di sera, se non ci dici quello che vogliamo sapere". Non dico niente, ma dentro di me esplodo. Cani, maiali, luridi porci, feccia schifosa, bastardi figli di puttana! Sento che la rabbia mi cresce dentro. Non vi direi neppure che ora è. Ricordo di avere pensato. Non vi direi neppure che la merda puzza! Si avvicina lentamente la notte. Infermiere, dottori, agenti. Sono sempre spaventata, ma sono altrettanto piena di furia e rabbia quanto sono spaventata. Gli agenti federali vanno e vengono, quando non c'è nessun altro che, che loro ricominciano a schernirmi e a picchiarmi. Dopo un po' non mi curo più di loro. Penso a vivere, a sopravvivere, penso a cosa succederà ora. Faranno quello che faranno e non c'è molto che io possa fare, non devo fare altro che essere me stessa, resistere più che posso e fare del mio meglio. Questo è tutto, non c'è modo di scappare e non sono in condizioni di farlo. Mi rendo conto di quanto sono isolata e vulnerabile e se avessi davvero bisogno di un'operazione... Ho bisogno di aiuto dall'esterno. Devo tentar di comunicare con qualcuno. L'infermiera nera va e viene, ripetendomi le stesse domande. Ogni volta chiudo gli occhi fino a quando non se ne va. Decido di chiuderle, di chiederle di mettersi in contatto con la mia gente la prossima volta che viene. Forse sarà gentile. È la mia unica speranza. La guardia se n'è andata da tempo. mi assopisco per un po quando mi sveglio un'infermiera e un prete sono chini su di me il prete sta mormorando qualcosa e sembra sfregare qualcosa sulla mia fronte all'inizio non capisco cosa stia succedendo poi mi è chiaro l'estrema unzione per una moribonda Vattene grido forte non ho la forza di dire nient'altro ma so di non volere l'estrema unzione non sto morendo e anche se fosse non voglio morire da ipocrita l'infermiera nera ritorna e ricomincia con le sue domande. Prima che continui le faccio cenno di avvicinarsi, non c'è nessun altro in giro. Le chiedo di mettersi in contatto con il mio avvocato e che è anche mia zia. Le do il mio nome e le chiedo di chiamarla per me. Ci mette molto a capirmi e continua a domandarmi il nome. Riesco a malapena a parlare e ogni volta che mi chiede di ripetere il nome mi viene voglia di urlare. Poi mi rendo conto che il nome Assata non le dice niente. Probabilmente non lo ha mai udito prima. Allora le do il mio nome da schiava, poi le do il numero di telefono e lei scompare di corsa. Due minuti dopo gli agenti federali piombano su di me come mosche sul miele, minacciano e supplicano, cercano di farmi ragionare e mi offrono il mondo, mi sommergono di domande, si comportano in modo ancora più folle di prima. Una, uno gioca la parte dello sbirro buono che vuole salvarmi dallo sbirro cattivo, se solo volessi collaborare. Sono stanca e loro sembrano ancora più stanchi. Si vede dalle loro facce che sono esausti. Tutta la notte trascorsa mi sta biombando addosso, le loro voci cominciano a farsi più lontane, non ce la faccio più a sentirli. Possono andare all'inferno. Voglio dormire. Questa volta svengo sul serio. Quando mi sveglio il lettino si sta muovendo. Dopo un po' arriviamo al reparto cure intensive dell'ospedale. Il reparto è pieno di infermiere. Io mi sento sollevata. Tutto quello che voglio è dormire. Poi mi assopisco nuovamente. Mi sveglio ed è il giorno dopo. I dottori stanno facendo i loro giri di visite. Uno di loro, un interno, credo, è molto gentile con me. Mi esaminano e passano il resto della giornata facendomi an anal analisi del sangue, raggi X, elettrocardiogramma, eccetera. Presto mi rendo conto che stanno per muovermi di nuovo. Scopro anche che mi trovo in un ospedale della contea di Middlesex, sento le infermiere che parlano. Sono contente che mi trasferiscano perché la, poliz la Polizia le sta facendo impazzire. Quando vengono per portarmi via sembra una parata della polizia. La suite di stanze in cui mi mettono ha il nome di Johnson. Non riesco a crederci. Non avrei mai immaginato che gli ospedali avessero ambienti del genere. C'è un salotto, un'enorme camera con attrezzature ospedaliere dove mi tengono un ripostiglio, una cucina, un'intera stanza da bagno e un'altra piccola di cui non ho mai capito l'utilità. Mi trasferiscono nel letto alla cui sponda mi ammanettano un piede. Mi guardo intorno. È elegante, è chiaramente per gente ricca. Sono probabilmente la prima persona nera ad entrare in questa camera, ed è unicamente per motivi di sicurezza. Hanno sigillato la porta e nessuno può entrare se non attraverso il salotto della porta accanto, dove sono di guardia tre agenti della Polizia di Stato, due guardie semplici e un sergente. La radio della polizia nella stanza gracida tutto il giorno. Una Ford coupé bianca carica di gente di colore con fare sospetto, un negro con fare sospetto nelle vicinanze dell'ospedale con giacca blu e scarpe da ginnastica. Nessun bianco con fare sospetto viene riportato. Ascoltando i poliziotti che parlano nella stanza vicina e la radio, scopro che l'ospedale è stracolmo di agenti della polizia statale. Sembrano convinti che qualcuno stia tentando di farmi evadere. Mi sento meglio. Il demerol mi ha stordito un po' e mi rende più facile stare nella posizione contorta alla quale mi costringe il piede ammanettato. Più tardi nel pomeriggio la solfa ricomincia. Agenti e poi ancora agenti. Domande e ancora domande. Questa volta le domande sono diverse. Vogliono sapere del Black Liberation Army, esercito di liberazione nero. Quanto è grande, in quali città è presente, chi ne fa parte, eccetera. Ma le domande si concentrano soprattutto sul tipo che è scappato. Sono felice. Penso che sundiata sarà ora da qualche parte e si starà riprendendo. Adesso stanno più attenti a dove e come mi colpiscono. Sono sicura che non vogliono lasciare segni. Uno mi ficca un dito in un occhio. Non so cosa abbia sulla punta delle dita, ma qualsiasi cosa ha eh, brucia maledettamente. Temo di restare cieca per il resto della mia vita dice che continuerà a farlo fino a quando sarò completamente cieca chiudo gli occhi e li tengo più chiusi che posso mi colpisce ancora un paio di volte un po' di quella robaccia entra comunque negli occhi lacrime brucianti mi scivolano lungo la faccia la testa mi scoppia credo che voglia continuare invece incomincia a inveire contro di me chiamandomi troia di una negra alla fine lui e gli altri se ne vanno. Uno dei primi giorni in cui un dottore bianco è venuto a visitarmi, eh, si comporta in modo gentile, dolce come il miele, eh, mi visita lentamente, conversando amabilmente per tutto il tempo. Mi chiedo in cosa sia specializzato, dato che non l'ho mai visto prima e so che non fa parte del personale ordinario dice di sapere quanto male mi devo sentire e assicura che farà un putiferio per il fatto che sono incatenata al letto. Continua a parlarmi e dopo un po avvicina una sedia al letto. Poi inizia a farmi piccole domande con tono amichevole. La conversazione si svolge più o meno così. Quei tipi sull'autostrada sono terribili. Sono pronti a farti una multa per niente. L'autostrada io la prendo tutti i giorni. Vivi nel Jersey? Io vivo a Newark. Ti sei mai stata? Ti devi sentire molto sola qui. Scommetto che hai veramente bisogno di qualcuno con cui parlare. Ho fatto gli studi di medicina a New York. Tu sei di lì, vero? Comincio a insospettirmi e non gli rispondo. Gli dico che voglio dormire e lui se ne va. Non l'ho più rivisto, ma, è ma mi è rimasta la convinzione che fosse uno della polizia, poliziotto oppure un agente dell'FBI. Il terzo o il quarto giorno terminò la maggior parte dei miei guai. Bene, non proprio, ma finì quella parte dei miei guai che aveva a che vedere con le botte, i pugni e le altre pressioni di vario genere. Un'infermiera con accento tedesco venne mio aiuto. Era una delle infermiere del mattino, molto professionale e precisa, al punto che poteva essere una rompiscatole, ma era un'ancora di salvataggio. Era stata lei che aveva protestato perché la manetta eh, mi stringeva troppo. La gamba aveva iniziato a gonfiarsi e lei aveva insistito perché la manetta fosse allentata e coperta con, una, con della garza. Ovviamente appena lei se ne andava la stringevano di nuovo, ma alla garza qualcosa serviva. Intui dalle piccole cose che diceva, che faceva, che doveva essere al corrente di come stessero le cose. Una mattina entrò come al solito e dopo aver finito la normale routine, trafficò per un po' dietro il letto e poi mi mise in mano un pulsante collegato a un filo elettrico per chiamarla. Ogni volta che hai bisogno di me o di qualcosa dalle infermiere, basta che premi il pulsante. disse. Non aver paura a usarlo. aggiunse e se ne andò, lasciandomi uno sguardo d'intesa. Avrei potuto baciarla. Più tardi, quando ritornò, dopo che gli agenti si erano accorti del pulsante, uno di loro la seguì. Non c'è alcun modo per staccare quel coso? domandò. Potrebbe far del male a qualcuno o a se stessa? No, disse, non c'è alcuna maniera di toglierlo. Se lo staccate, inizierà a suonare giù nella stanza delle infermiere. Ha difficoltà a respirare e ne ha bisogno. Così va bene, pensai. That's right. Da allora, ogni volta che i poliziotti si avvicinavano a più di due passi dal mio letto, suonavo il campanello. Alla fine rinunciarono all'idea di picchiarmi e si accontentarono delle minacce e di altre forme di tortura. Una delle loro preferite era stare sulla porta e puntarmi addosso le pistole. Ogni giorno era il mio ultimo giorno su questa terra. Ogni notte era la mia ultima notte. Dopo un po mi ci abituai. Immune. Qualche volta puntavano il fucile che non potevo sapere se fosse carico. Facevano un discorso lungo e spietato e poi premevano il grilletto. Alla, a volte mi facevano partecipare a una specie di roulette russa. Manifestavano tutti un odio feroce verso di me. Erano agenti della polizia dello Stato e io ero accusata di aver ucciso uno di loro. Ogni giorno c'erano tre turni di polizia. Quando cambiava il turno i due agenti salutavano il sergente. Alcuni facevano il saluto dell'esercito, ma altri lo facevano allo stesso modo dei nazisti in Germania. Tenevano il braccio teso in avanti e sbattevano i tacchi. Non ci potevo credere. Una volta uno di loro entrò nella stanza e fece un lungo discorso su come avesse combattuto nella seconda guerra mondiale dalla parte sbagliata. Parlava e parlava, e non c'era alcun dubbio che credesse ad ogni cosa che diceva. Parlava di quanto incasinato fosse il mondo, come le persone perbene non potessero camminare per le strade. Diceva che se Hitler avesse vinto, il mondo non si troverebbe oggi in questo casino, che i negri come me. I negri cattivi non se ne andrebbero certo in giro a sparare agli agenti dello stato del New Jersey.